giornale era uscita questa scritta Atene brucia, poi sono apparse le scritte Roma brucia, Londra brucia e oggi ancora ci sono indignato se c'è questo momento molto particolare. E io l'ho scritta allora per Atene perché ero rimasto molto colpito da quello che poi ha dato vita a un susseguirsi di avvenimenti molto, molto importanti, perché sta succedendo qualcosa e la storia ogni tanto subisce dei cambiamenti, e questo secondo me è un momento molto, molto particolare. E questo si intitola appunto Atene brucia. Un armadio pieno di vestiti che non metto più, facendo la televisione, non so che guardare, non so che pensare, sono in ballo col tempo, sono fermo allo stop, aspetto il verde che non arriva più. Atene brucia ed io sto qua, mangio popcorn e ascolto del pop. Atene brucia e mi credo lontano, e come Ponzio Pilato ce ne laviamo le mani, e chissà domani chi brucerà. Ce ne laviamo le mani e chissà domani chi brucerà. Faccio il pieno di gasolio e poi giro in città, guardo mille vetrine e le modelle belle, via Monte Napoleone è come un polmone, respira euro e vanità. Atene brucia ed io sto qua, mangio popcorn e ascolto del pop. Atene brucia e mi credo lontano, e come Ponzio Pilato ce ne laviamo le mani, e chissà domani chi brucerà. Ce ne laviamo le mani e chissà domani chi brucerà. Vorrei volare a New York, vorrei volare a Shanghai, vorrei sapere cosa pensa la gente quando non ha più niente, quando non crede più a niente, quando non crede più a niente. Mi sento isolato, mi sento allontanato, dove sta andando il mondo? Dove sta andando il mondo? Dove sta andando il mondo? Cerco la vita, la verità. Atene brucia ed io sto qua, mangio popcorn e ascolto del pop. Atene brucia e mi credo lontano, e come Ponzio Pilato ce ne laviamo le mani, e chissà domani chi brucerà. Ce ne laviamo le mani e chissà domani chi brucerà. Atene brucia ed io.